Edilizia, piastrelle, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento. Questa è Epica, con una profonda conoscenza del mercato del centro Italia, perché da oltre 40 anni al suo servizio per migliorare il comfort, il benessere e l'estetica della vostra casa, dalle fondamenta al tetto. Epica, al vostro servizio con competenza, professionalità e competitività. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968. Utilizziamo materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi come Schuco, Alcan, Besam, GS. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione. Garantiamo assistenza continua pre e post montaggio. Rilasciamo certificati di prova sulle prestazioni. Assicuriamo puntualità nelle consegne. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Company, a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Sport, la stoffa del campione. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Dopo 40 anni di esperienza nelle strutture di cemento armato, oggi vi diamo il meglio dell'edilizia, con Costantini Costruzioni, tutto curato dal geometra Stefano Costantini. Costantini Costruzioni, via Genova 50, Silvi Marina.
Buonasera, buonasera, bentornati a Velo, nono appuntamento stagionale con la vostra trasmissione dedicata al mondo delle due ruote. Questa sera sommario ricchissimo, parleremo delle classiche del Belgio, in particolare ci soffermeremo sull'Amstel Gold Race e sulla Freccia Vallone che si è disputata ieri, ma soprattutto appuntamento per gli italiani, ovvero della classica Liegi-Bastogne-Liegi in programma domenica. Parleremo poi di Giro d'Italia. A 16 giorni dalla partenza di Amsterdam, oggi è stata presentata la tappa Città Sant'Angelo Porto Recanati, quindi vi daremo le anticipazioni e poi spazio al ciclismo giovanile, vi riproporremo anche le immagini della prima Coppa Città di Montesilvano. Questo e tanto altro ancora nel corso di Velo, perché abbiamo sempre quella prerogativa, ossia raccontare il ciclismo nelle sue diverse sfaccettature. Ed io vado a presentare l'autore, l'ideatore di Velo, Luciano Rabottini. Buonasera Luciano e bentrovato. Buonasera a te Gilberto e buonasera a tutti. Insomma, classiche delle Ardenne. Ieri si è disputata la Freccia Vallone, ma soprattutto domenica l'Amstel Gold Race, dove abbiamo visto attivo Damiano Cunego della Lampre Farnese Vini. Sì, diciamo che domenica c'è stata una grande classica in Olanda, la più prestigiosa, se vogliamo dire e qualificarla così, vittoria appunto di Gilbert. Invece ieri sulla Freccia Vallone, dove veramente ci si aspettava una prova maiuscola da parte degli italiani, vittoria del campione del mondo Cadel Evans, ottimo piazzamento di Damiano Cunego, ma soprattutto in proiezione Liegi-Bastogne-Liegi di domenica prossima, che concluderà appunto queste classiche in Belgio, ci si aspetta dal ciclismo italiano una prova superlativa, perché come ricordiamo il ciclismo italiano era ormai da oltre un anno che non vincevamo una grande classica e quindi ci si aspetta una prova veramente splendida. Bene Luciano, quindi andiamo a presentare i nostri ospiti. Alla tua destra il presidente dell'Outlet Village di Città Sant'Angelo, Ubaldo De Vincentis. Buonasera. Presidente, innanzitutto complimenti per il centro che avete aperto a Città Sant'Angelo, ma soprattutto complimenti per l'ottima intuizione legata alla Corsa Rosa, al Giro d'Italia. Lei peraltro è anche di origine abruzzese, ma soprattutto vive in Belgio, quindi parliamo anche di classiche delle Ardenne, questa sera è una ciliegina sulla torta. Sì, io vivo in Belgio, diciamo vicino anche dove domenica scorsa è stata la corsa, in Olanda, diciamo la corsa passa circa a 10 km di casa mia, diciamo è comunque una zona bellissima, diciamo è la zona diciamo di vicino a Maastricht, dove si organizza anche il campionato mondiale di Valtomburgo. Il Belgio è veramente una regione che ha dato moltissimo a questo sport, presidente. Sì, il Belgio ha dato moltissimo a questo sport, diciamo, poi c'è anche una promessa che normalmente a Città Sant'Angelo dovrebbe essere quel giorno anche Eddy Merckx, sì, presente, almeno nella sua promessa, dovrebbe essere anche lui nella presentazione della partenza della Città Sant'Angelo, è stato promesso e diciamo spero che questa promessa venga mantenuta. Ci tengo molto, anche perché lui è un gran campione, diciamo. Campione come tutti, come Fausto Coppi, hanno vinto tante di gare. Belgio ha avuto molti campioni, come Valloia e anche altri, ma diciamo una piccola nazione con tanti campioni. Presidente, campioni con la C maiuscola. Bene, andiamo a presentare anche gli altri ospiti. Alla destra del presidente De Vincentis, il sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi. Buonasera, sindaco. Velocemente con lei, oggi avete presentato questo appuntamento importante per quanto riguarda il comune di Città Sant'Angelo. Eh sì, un appuntamento storico, non solo sotto l'aspetto dell'appuntamento sportivo, ma anche per quanto riguarda tutto ciò che ruota attorno. Città Sant'Angelo è soltanto il punto di riferimento, ma questa è una manifestazione che riguarda tutta l'Abruzzo, perché è tutta l'Abruzzo che sta alla ribalta internazionale con questo avvenimento. Noi come Città Sant'Angelo siamo onorati, abbiamo l'onere anche di organizzare, di essere all'altezza della situazione,
Regione e grazie in particolar modo al mio assessore allo sport, a tutta la maggioranza, a tutti i collaboratori e allo staff, speriamo di essere all'altezza di far bella figura e di far ben figurare anche l'Abruzzo nella sua interezza. Quindi sarà una ciliegina sulla torta per la provincia di Pescara, soprattutto non solo in ambito sportivo ma anche relativo al turismo, e questa sera abbiamo qui con noi Aurelio Cigli, assessore provinciale allo sport e turismo. Buonasera assessore. Insomma, una manifestazione da non perdere perché una buona fetta della provincia di Pescara viene attraversata dalla Corsa Rosa. Certo, come tutte le grosse manifestazioni, questa è una delle più importanti a livello ciclistico, sicuramente la più importante che si svolge in Italia, è quello che mi risulta, quindi è anche un modo di promozione del nostro territorio. Si parte da Città Sant'Angelo, oltretutto è una delle ciliegine che abbiamo nella provincia di Pescara, con anche il riconoscimento dei borghi più belli, di uno dei comuni con i borghi più belli d'Italia. Quindi, e poi l'outlet, che è un'altra ciliegina che è appena realizzata dal presidente qui presente, che ringraziamo, perché questi investimenti di certo possono portare anche benefici soprattutto al nostro territorio, e quindi adesso anche con la promozione di una manifestazione sportiva che si lega anche al turismo. Chi renderà vivo anche Città Sant'Angelo in occasione della tappa del Giro d'Italia è comunque un grande programma ricco di eventi. Questa sera ce lo illustrerà l'assessore Ignazio Pratenza, assessore allo sport del Comune di Città Sant'Angelo. Buonasera. Grazie, buonasera. Insomma, assessore, tutto pronto per la manifestazione? Tutto pronto no, il programma è delineato, ci stiamo ancora lavorando, c'è da perfezionare ancora qualche cosina, però con l'aiuto dei miei amici, colleghi di maggioranza, poi con altre persone che ci sta dando una mano, stiamo lavorando in questo senso, quindi credo sicuramente saremo pronti per il 15, perché diciamo che l'evento si aprirà dal 15 di maggio per arrivare poi alla partenza del giovedì mattina 20 maggio. Quindi questa è l'ampia pagina dedicata al Giro d'Italia, ma scendiamo di categoria per quanto riguarda la categoria juniores. Domenica si è svolta a Montesilvano una delle classiche più importanti, la Coppa Città di Montesilvano, e questa sera abbiamo uno degli organizzatori, Orazio Renzetti. Buonasera. Accompagnato dal vincitore Marco Ciccanti dell'Esimplast Splendolin Formazione Marchigiana. Buonasera. Con lui il direttore sportivo del team, volto noto al ciclismo italiano e non solo, Mario Bolletta. Buonasera. E poi per quanto riguarda gli amatori, abbiamo questa sera il presidente della Cantina Tollo Formazione Ciclistica, Gino Polidori. Buonasera. E da cornice, sempre per la categoria amatoriale, il gruppo ciclistico D'Angelo e Antenucci, che è andato a caccia di successi. Buonasera e complimenti. Bene Luciano, abbiamo presentato i nostri ospiti, abbiamo un po' illustrato il nostro sommario, ma parliamo, facciamo un passo indietro, parliamo di classiche del nord. Si è svolta, come dicevi, l'Amstel Gold Race e poi la Freccia Vallone, tutto questo in chiave Liegi, Baston Liegi, la classica belga più amata dagli italiani, è così? Sì, siamo entrati appunto nella fase finale delle classiche in Belgio. Appunto domenica scorsa si è svolta l'Amstel Gold Race, una grande classica olandese, come avevamo detto prima, dove gli italiani, specialmente negli ultimi chilometri di questa prova, specialmente Cunego, aveva provato a vincerla questa classica, con un attacco a 15 km dall'arrivo con Frank Schleck e Colomber. Però sono stati ripresi a 3 km dall'arrivo, e poi c'è stato questo arrivo sul colle di Kauberg, un classico arrivo di questa grande classica, e c'è stato questo sprint vincente di Gilbert, ricordiamo, grande protagonista l'anno scorso delle classiche di fine stagione, vincitore del Giro di Lombardia ma della Parigi Tour, grande talento belga, prima vittoria di questa stagione di questo campione, che sicuramente domenica prossima lo ritroveremo alla Liegi-Baston Liegi.
E poi c'è stato ieri una grande classica ancora con il giro la Freccia Vallone, dove veramente su questa classica negli anni passati i corridori italiani avevano dimostrato grandissima qualità. È mancata la vittoria da parte degli italiani, ma è venuto a vincere un grande campione che è il campione del mondo Cadel Evans. Ecco, peraltro ha battagliato con Contador, un altro campione. Sì, in effetti negli ultimi metri sembrava la vittoria andasse al campione spagnolo, invece c'è stata una volata un po' strana, partita negli ultimi 600-700 metri su questo strappo. Il muro di Huy. Il muro di Huy, che rappresenta un po' il fiore all'occhiello di questa grande classica. In effetti c'è stato questo chilometro che ritengo uno dei più veloci della storia di questa classica, perché è stato veramente preso di petto dai grandissimi campioni di questo sport. Contador brillantissimo, adesso vedremo che accelererà, sembrava quasi fatta per il campione spagnolo, ma negli ultimi 150 metri c'è stata questa rimonta del campione del mondo che ha sorpreso un po' tutti, ha sorpreso anche me, perché veramente Cadel Evans l'avevo visto un po' appannato nella classica dell'Amps Gold Race, invece qui si è superato. Quindi Cadel Evans con questa vittoria si consacra sempre un grandissimo campione, ma soprattutto con questa vittoria è un biglietto da visita per il Giro d'Italia. Questo è un segnale che dobbiamo fare molta attenzione. Al Giro d'Italia sappiamo che il campione del mondo sarà presente, quindi sarà uno dei favoriti della Corsa Rosa. Luciano, magari Alberto Contador ha peccato un po' di inesperienza, perché un attacco su quel tratto di salita forse ha spianato la strada a Cadel Evans. Ma sicuramente non è che ha peccato di inesperienza, ma soprattutto credeva troppo nelle sue possibilità. Invece su questo strappo bisogna stare molto, molto attenti e sprecare le energie proprio negli ultimi metri. Invece il campione del mondo è stato veramente a ruota di Contador fino all'ultimo ed è riuscito a superarlo brillantemente. E da questa prova Cunego, anche lui, speravamo che da Cunego venisse una prova più maiuscola, invece ci siamo dovuti accontentare anche di un quinto posto. Oggi forse è stato sfortunato. Ma diciamo che era sulla ruota di Evans Cunego, però quando c'è stata l'accelerazione del campione del mondo, obiettivamente in molti sono rimasti sui pedali, quindi ci dobbiamo accontentare di questo piazzamento, però soprattutto pensare all'ultima classica del Belgio, quella di domenica prossima, una classica forse un po' più adatta, perché il chilometraggio supererà i 250 km, quindi molto più adatto alle caratteristiche di Cunego. Quindi speriamo che da questa ultima classica possa arrivare una vittoria che possa rilanciare anche il ciclismo italiano. E noi ce l'auguriamo, anche perché di lì a poco ci sarà il Giro d'Italia che partirà da Amsterdam, e qui Luciano dobbiamo aprire l'ampia pagina dedicata alla Corsa Rosa, che in Abruzzo arriverà mercoledì 19 maggio con la Lucera, l'Aquila, una tappa che renderà omaggio alle popolazioni aquilane colpite dal sisma del 6 aprile 2009, una tappa, una frazione voluta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il giorno dopo, sempre in Abruzzo, ci sarà la Città Sant'Angelo, partenza dall'Outlet Village di Città Sant'Angelo, e poi attraverserà tutta la costa teramana sino ad arrivare a Porto Reganati, dove il finale è abbastanza difficile ed articolato. È così, Luciano? Sì, in effetti è da mettere anche in risalto l'undicesima tappa del giro che arriverà in Abruzzo, nella città dell'Aquila. Sappiamo tutti quanto interesse c'è stato a volere questa tappa all'Aquila per tanti motivi, oltre a quelli sportivi ma anche umani. Sappiamo le difficoltà che ci sono state all'Aquila nella stagione scorsa, quindi è stata proprio voluta dal Presidente della Repubblica. Una tappa lunghissima, la più lunga del Giro d'Italia,
con i 262 chilometri, una tappa che presenterà delle salite difficili come Rio Nero e Roccaraso, quindi sotto l'aspetto tecnico diventerà importante e bello da seguire. Invece interessantissima sarà la partenza da Città Sant'Angelo, una città che si sta animando molto in quest'ultimo periodo per far sì che diventi una giornata di festa. Una partenza da Città Sant'Angelo del Giro d'Italia, andremo a Porto Recanati, una tappa non difficile nei primi 100 chilometri, però che diventerà molto complicata negli ultimi 70-80 chilometri perché entreremo nel territorio marchigiano con degli strappi duri e difficili. È un'occasione giusta per, con la partenza del Giro d'Italia, è un'occasione giusta anche per stare vicino alla carovana rosa. Sappiamo che per due ore e mezza la mattina prima della partenza il pubblico potrà stare vicino ai grossi campioni, ciò che a volte non succede negli arrivi di tappa, perché sappiamo benissimo che negli arrivi di tappa sono interessantissimi il risultato tecnico, però poi il pubblico ha, certo, ha pochissima possibilità di avere il contatto con il corridore. Invece qui a Città Sant'Angelo sicuramente avremo la, certo, possibilità di essere vicino al mondo rosa, quindi speriamo di poter vivere una grandissima giornata di sport. E noi ce l'auguriamo. Intanto intuizione che ha avuto il presidente Ubaldo De Vincentis, ovvero quello di consentire dinanzi all'outlet Village Città Sant'Angelo di partire appunto la carovana rosa. Presidente, insomma, un successo. Come è nata questa idea? Beh, questa idea è nata da una cena con gli amici, una cena diciamo di lavoro, e c'era un senatore da Vico che io portavo la camicia rosa che portavo oggi, in conferenza stampa, l'ho messo a posto oggi per ripetere, per farmi ricordare quella giornata, e infatti anche perché quella camicia rosa ha portato il successo di quella tappa, la partenza, infatti che ha avuto lui quell'idea di dire, bah, dice, se era innamorato di una partenza di un Giro d'Italia, di una tappa, dice sì, allora lui ha avuto, conosceva il padrone del Giro d'Italia, ha avuto la possibilità di telefonargli, però eravamo gli ultimi giorni, diciamo che ormai era già tutto destinato e ho avuto la possibilità, comunque è stato bravo a inserire questa tappa, più volte l'ho ringraziato e insomma ho avuto in settimana una telefonata del padrone del Giro d'Italia, Angelo Zomegnato. Infatti ho avuto la telefonata, infatti fu inserita quella tappa, ma in pochi giorni fu inserita la tappa, fu fatto tutto un nuovo programma, ma dovevo decidere in un paio di giorni, dovevo fare tutte le decisioni. Ho prima telefonato anche il sindaco per dire questa cosa qui, di dargli questa notizia, e insomma fu una decisione in un paio di giorni, insomma, ma fu una cosa bella, anche perché comunque fu un bel regalo, questo posso dire. Sindaco, è stato un bel regalo quello di Ubaldo De Vincentis? Direi proprio di sì, è stato un bel regalo che ci ha fatto anticipare di 3 anni l'avvenimento, perché noi come amministrazione stavamo parlando e avevamo progettato la tappa nel 2013. Tant'è che voi sapete tutti che Città Sant'Angelo è gemellata con Nicolosi, con la Porta dell'Etna, e stiamo già lavorando con Nicolosi per fare la tappa d'arrivo per il prossimo anno sull'Etna del Giro d'Italia. Quindi volere o volare saremo sempre in mezzo al discorso Giro d'Italia, anche perché, ripeto, si sta in buona compagnia e sicuramente è un buon veicolo pubblicitario per la nostra comunità. Io auspico che, ecco, avremo la presenza dei tanti amatori di ciclismo, di coloro che vedo sulle strade tutti i giorni, perché il nostro è anche un bel percorso, insomma, quindi non è un percorso da buttare, quindi molti amatori vengono sulle nostre strade, e mi auguro che in questi giorni avremo la presenza di questi amici. E poi l'assessore, diciamo, ci illustrerà il programma, che è un programma pieno di avvenimenti. Aurelio Cilli, la provincia è impegnata in questo avvenimento anche in maniera sostenuta? Certo, la provincia ha sposato subito questa iniziativa e quindi
come dimostrato, cioè logicamente ecco, è una cosa molto importante, come si è detto anche prima, quindi logicamente la provincia vuole essere anche una, dare il suo segnale al discorso dei 46 comuni, in questo caso il comune di Città Sant'Angelo, poi si fa un passaggio diciamo, sulla costa taramana che è anche molto importante, quindi ben venga, come dicevo prima, la visione del nostro territorio. Poi a livello sportivo è una tappa molto importante, la seconda, e con l'arrivo all'Aquila, poi la partenza di Città Sant'Angelo, logicamente è un po', tocca dei punti salienti della parte sia aquilana, sia la parte pescarese che la parte taramana, e quindi diciamo tocca un po' tutto l'Abruzzo. Per quanto riguarda la provincia, ripeto, sicuramente c'è un segnale forte per quanto riguarda lo sport e la promozione, come dicevo prima, del territorio, che è molto importante. Ecco, sia lei che il presidente Guarino Testa avete voluto fortemente che il giro insomma fosse accolto in maniera positiva, in maniera bella anche a Città Sant'Angelo. Ma certo, tutta la provincia, quindi tutta la provincia ha voluto, anche perché è un bigliettino da visita per quanto riguarda le promozioni che stiamo facendo, che è molto importante. Il Presidente l'ha voluto in una maniera molto forte, anche perché non era previsto neanche nel nostro triennale, ma c'è stata la spinta da parte di tutti, sia di maggioranza che di opposizione, e appunto perché è una tappa molto importante, quindi era molto interessante e poi ecco anche la collaborazione con il collega assessore allo sport di Città Sant'Angelo, il sindaco Florindi, che proprio domani avremo un incontro, quindi proprio per parlare di come prospettare al meglio, e soprattutto col discorso che c'è sempre qualche giorno prima, nella partenza di una tappa, un grosso interesse del territorio, e lì di certo saremo lì a promuoverlo e a dare il massimo, anche perché la mia partenza sul discorso turismo è molto sul turismo attivo, e il cicloturismo è uno di quelli dei veicoli importanti del territorio. Sindaco Florindi, prima di andare in pubblicità, insomma, cosa possiamo aggiungere su questo discorso? Io intanto volevo fare, proprio per essere attenenti alla trasmissione, è un gioco di squadra, quindi di solito il corridore che arriva al traguardo arriva perché ha avuto i gregari che gli hanno fatto, anche perché, come sapete, io di ciclismo non ne capisco niente, però qualche nozione basilare ce l'ho, e noi stiamo facendo la stessa cosa. Noi abbiamo un gioco di squadra dove c'è l'Outlet Village, il privato, che ci ha dato questa opportunità, e invece poi c'è la regione, la provincia, il comune e tutte le varie associazioni, anche le scuole di Città Sant'Angelo, che stanno mettendo un tassello al posto giusto per creare un puzzle completo. Io voglio ringraziare con grande forza la provincia di Pescara, che ci ha creduto subito, che ha investito ben 500.000 euro del proprio bilancio per la manutenzione straordinaria delle strade. E quindi anche è vero che il Giro d'Italia passerà, ma lascerà un buon prodotto per la sicurezza dei cittadini, perché Città Sant'Angelo, le strade provinciali che vengono ogni giorno percorse da parecchi cittadini che vengono e raggiungono il polo commerciale più importante d'Abruzzo, avrà la possibilità di viaggiare su strade più sicure. Quindi anche questo è un motivo di far bene il proprio dovere come pubblica amministrazione. La stessa cosa dobbiamo ringraziare l'ANAS, che provvederà a fare la manutenzione della statale. Quindi, come vedete, sono tutti tasselli, che vengono fuori da un gioco di squadra che stiamo portando avanti dal giorno in cui Ubaldo De Vincenzi ci ha detto: guarda, vi facciamo questo regalo a Città Sant'Angelo. E grazie alla lungimiranza di questi amministratori della provincia, della regione e gli altri enti sovraccomunali, stiamo cercando di confezionare un pacchetto all'altezza della situazione. Bene, ci fermiamo solo per qualche istante, ve lo torna dopo pubblicità, tra poco.
Basta con la fatica per caricare e scaricare l'acqua in bottiglia. Basta con l'odore di cloro dall'acqua del rubinetto. Basta con l'incertezza dell'acqua che bevi. La soluzione definitiva ai tuoi problemi te la offre la Antel Tecno col suo progetto Acqua Sicura. Per informazioni chiama subito il numero verde 800 180 460 e sarai sicuro di conoscerla. La Antel Tecno offre garanzia soddisfatti o rimborsati ed aderisce alla campagna Basta con gli imbroglioni per la massima tutela dei consumatori. Antica Osteria del Granchio, la tradizionale genuinità della cucina casalinga con la nuova gestione da Eligio. Pesce e non solo, profumi e sapori anche con serate a tema, tutto baccalà, cucina tipica abruzzese, serata con soli antipasti, pranzi di lavoro e banchetti. Poiché serviamo solo pesce fresco, si consiglia la prenotazione, il tutto sempre a prezzi particolari. Sogni un'abitazione a Roma e provincia o all'Aquila e provincia? Sogni la qualità delle rifiniture e la bellezza dei paesaggi? Oggi tutto ciò non è più un sogno. La Santa Lucia Immobiliare ha tutto ciò che desideri. Chiamaci allo 06 94 13 689 o visita il nostro sito www.sl90immobiliare.com. Freddo, aria e acqua. Domoclima, al servizio degli installatori idraulici. Caldaie, radiatori, condizionatori, componentistica idraulica, tipologie di raccorderie per l'impiantistica civile ed industriale. A Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 340, Domoclima, al servizio degli installatori idraulici. Colonia Spiaggia, adiacente al campo sportivo, visitate il nuovissimo campo organico di origine vegetale di ultima generazione, ideale per scuola calcio e calciotto. L'amore di mamma si sposa? L'amato zietto si sposa? Lui ha deciso di sposarsi. Consolatevi con un grande abito. Capuzzi e Capuzzino. Abiti da sposo e cerimonia. Via Selvapiana 82, Casoli. www.capuzzimoda.it. Mundial Marmi, gruppo Fratelli Taffo. Da generazioni nell'imprenditoria aquilana con consolidata esperienza e tecnica manageriale in diversi settori, tra cui la lavorazione di marmi, pietre e graniti, con trasformazioni che spaziano dalle più comuni sino a quelle artistiche di altissima finitura. Venditore autorizzato con esposizione permanente delle prestigiose porte Barhaus. Stabilimento sito in zona industriale di Bazzano, località Monticchio, L'Aquila. Nel web www.mundialmarmi.com. Distribuzione SRL, esclusivista delle migliori marche del settore ricambi auto, uscita a Pescara Nord, Città Sant'Angelo, nel web www.eurocomdistribuzione.it. Parma più Sport, fornitore ufficiale Pescara Calcio. Vicini allo sport, vicini al nostro territorio, per far crescere e vincere i nostri talenti. Eccoci tornati in diretta con Velo, la vostra trasmissione dedicata al mondo delle due ruote, non appuntamento stagionale. Intanto, per chi volesse telefonare e contattarci per porre domande ai nostri ospiti, lo può fare al seguente numero telefonico: 085 935 9843 è il numero di Velo, ve lo ripeto, 085 935 9843.
Presidente Ubaldo De Vincentis, come nasce l'idea di tornare in Abruzzo, tra virgolette, e realizzare l'outlet village a Città Sant'Angelo? Diciamo che dopo aver realizzato il primo in Italia, diciamo, a Serravalle Scrivia, scendendo, poi non realizzato in Toscana, certamente non mancavo di farlo, poi scendendo sempre più al sud, non mancavo di farlo il prossimo in Abruzzo. Ecco, questo è. Quindi avete scelto appunto Città Sant'Angelo, peraltro lei è legato a Città Sant'Angelo? Sì, diciamo, cercavo un terreno adatto a un terreno, diciamo, tipo outlet. Questo terreno, diciamo, era un terreno, diciamo, commerciale già, che era già da anni commerciale. Ho riunito due terreni commerciali insieme. Ed è nata questa splendida bomboniera. Sì, una zona è una bellissima zona, ideale per fare questa struttura. Diciamo che certe volte fare una struttura in una zona così bellissima è difficile. È stato anche quello è stato un regalo, perché è difficile trovare un terreno adatto per fare un intervento di outlet così. Ho avuto successo a Serravalle, ho avuto successo a Foiano, ma questo è stato ancora più bello, questo terreno ancora più adatto ancora. Oggi peraltro l'interesse da parte dei colleghi, oltre 30 giornalisti nella conferenza stampa organizzata da Astra, è un segnale importante verso questa struttura. Sì, certamente molto importante questa struttura, ma diciamo io ci tenevo molto, anche poi, sai, un paese dove è nato tuo padre, diciamo mio padre, ci ho tenuto molto di farlo anche molto bene, ma tutti dicono che questa è una delle strutture più belle che sono in Europa anche. E poi fa piacere, perché farlo in un posto così bellissimo come Città Sant'Angelo, lo vale la pena, vale, diciamo, è una bella partenza. Ecco, e poi come nasce la passione per il ciclismo, insomma, intrecciare il giro, il mondo delle due ruote con l'attività imprenditoriale da lei diretta? Beh, la passione del ciclismo nasce da quando ero bambino, diciamo, mio padre mi prendeva già da bambino, diciamo, a farmi vedere il ciclismo, mi ricordo che lui seguiva già le tappe da Vito Taccone, sì. Io ero ancora bambino, diciamo, mi ricordo che Vito Taccone vinse 5 tappe, uno indietro all'altro, non vinse il Giro d'Italia, però lo poteva anche vincere quel Giro d'Italia, certo. Però lui era in Belgio, però seguiva il Giro d'Italia tutto per radio, c'erano poche le televisioni allora. Poi quando cominciava a uscire in televisione, però mi ricordo che era un grande appassionato del ciclismo. Che cosa ricorda di quel periodo, insomma, il Belgio che da una parte continuava a guardare con affetto verso l'Italia, verso il paese d'origine? Del Belgio verso l'Italia. Diciamo il Belgio verso l'Italia, che gli piaceva certamente mangiare, diciamo, questo è il primo uno. Ma diciamo il Belgio ha avuto verso l'Italia, ha avuto sempre gli stessi rapporti. Il Belgio e l'Italia hanno avuto sempre due cose medesime, del ciclismo. L'Italia ha avuto grandi campioni del ciclismo, il Belgio anche. Avevano tutti e due grandi campioni del ciclismo. Questo almeno da bambino me lo ricordo ed è continuato sempre uguale. Fino a ora mi ricordo che sì, l'Italia, sì, il Belgio ha avuto grandi campione del ciclismo. Davvero, questo è stato aspetto. Sempre così. Sindaco Florindi, insomma, Ubaldo De Vincentis, Ennio Barbarossa dell'Acqua e Sapone, insomma, sono personaggi, amici, diciamo così, del ciclismo, ma soprattutto che bisogna coccolare. Beh, vabbè, noi quando, ecco, la fortuna che ha Città Sant'Angelo di avere questi figli illustri, questi grandi imprenditori, la famiglia Barbarossa è un orgoglio tutto angolano, poi abbiamo recuperato anche De Vincentis, che il padre era angolano, però abbiamo anche altre persone importanti di Città Sant'Angelo che ci tengono alla propria angolanità e quindi investono nello sport. La famiglia Barbarossa è famosa per l'Acqua e Sapone, ma è famosa per il ciclismo, come è famoso pure per il calcio al 5. Ci ha fatto pure un ulteriore regalo promuovendo la squadra di calcio al 5 in Serie A1. Ahimè, per noi amministrazione è sempre un regalo, sempre con un secondo, perché dobbiamo adeguare il palazzetto, quindi dobbiamo correre. Ecco, certo. Non è che io abbia il fisico, diciamo, atletico di correre, però dobbiamo far correre le carte in maniera tale di essere sempre all'altezza della situazione. Ma noi siamo orgogliosi di questo, perché vogliamo che la nostra comunità sia sempre al passo
con i tempi e speriamo sempre di essere noi all'altezza della situazione per dare sempre delle risposte positive alla nostra comunità. Sindaco, chi pedala invece in questi giorni è l'assessore Ignazio Pratense, un collaboratore a mio giudizio davvero importante per l'ottima riuscita di questa manifestazione. Ma io sono un po' leggermente preoccupato perché sta pedalando un po' troppo, ma lui è abituato. Io ho detto proprio questa sera, prima di venire qui abbiamo fatto una giunta tematica, ecco, fa piacere che ci si stia mettendo tutta questa passione, perché proprio si vede come, diciamo, quando una persona dalla mattina presto arriva e c'ha delle idee oppure già ci ha pensato, certo, nelle prime ore, e lo stanno facendo bene lui insieme a tutto lo staff, a Pasquale Forcella, a Elka e quindi a tutte quelle persone che ci stanno vicino, che si stanno organizzando. Ignazio bene. Ignazio Pratense, quindi a questo punto presentiamo questo programma, c'è molto attesa per le iniziative che andrete a mettere in cantiere proprio per l'arrivo del Giro d'Italia. Noi appena abbiamo ricevuto il regalo della partenza della tappa siamo riusciti poi a ottenere il prolungamento del percorso sul nostro territorio. Avremo il giro della Carovana Rossa per circa 21 km, quindi grazie al lavoro della provincia e dell'investimento anche della nostra amministrazione prepareremo, diciamo, tecnicamente il percorso. Poi noi stiamo pensando di preparare poi la scenografia lungo il percorso, perché vogliamo che sia veramente una giornata, un passaggio indimenticabile per Città Sant'Angelo, per i corridori, per tutto il seguito della carovana. Il programma prevede l'inizio della manifestazione il sabato 15 con una biciclettata riservata ai bambini e ai genitori, cicloturistica, naturalistica più che altro, con partenza dalla villa comunale lungo il centro storico per scendere poi intorno al paese con diversi percorsi a seconda dell'età. Poi ci sarà un giusto rinfresco per tutti quanti lì alla villa comunale. Alle ore 18:30 in sala consiliare presenteremo l'apertura dell'evento con l'apertura delle mostre. Mostre sul centro storico dedicate al ciclismo storico abruzzese. Ci saranno delle varie sezioni, sicuramente una sezione dedicata all'indimenticabile Vito Taccone con foto e filmati, e una sezione dedicata anche al trofeo Matteotti, e altre, stiamo cercando di fare qualcosa anche per l'indimenticabile Marco Pantani. Poi ci sarà da presentare tutto il lavoro fatto dalle scuole, perché come ha detto prima il sindaco sono state coinvolte le scuole che presenteranno poi esposizioni intorno al comune. Il martedì mattina poi in teatro ci sarà la premiazione di questo concorso riservato alle scuole. Invece il mercoledì mattina, sempre in teatro comunale, avremo un convegno sullo sport, il primo convegno che faremo sullo sport a Città Sant'Angelo in collaborazione con l'Università di Chieti e con l'Istituto Omnicomprensivo di Città Sant'Angelo. Poi per arrivare al mercoledì sera per la festa vera e propria del Borgo in Rosa, dove ci sarà un'orchestra in piazza, altri gruppi suoneranno, ci sarà una scenografia adeguata, perché abbiamo coinvolto tutti i negozianti che dovranno preparare per far trovare le loro vetrine in rosa. Tutti chiaramente si presenteranno con magliette rosa e tutto il paese sarà addobbato con i colori ufficiali del Giro d'Italia in rosa. Poi per la mattina della corsa qualche piccola sorpresa stiamo vedendo per festeggiare degnamente, ma questo non ha, diciamo che sarà una piccola sorpresa che metteremo in campo la mattina. Poi qualcos'altro sicuramente perfezioneremo, aggiusteremo in questo tempo che manca. Ci stiamo lavorando. Come ha detto prima il sindaco, siamo in un lavoro che vede coinvolte parecchie persone. Ringrazio personalmente soprattutto il dottor Forcella e anche altri collaboratori, come tu ben sai, conosci, stai dando una mano anche tu, sì, anche i tuoi colleghi. Quindi ci stiamo preparando e sicuramente saremo all'altezza di far sì, di lasciare un ottimo ricordo di questo avvenimento. Luciano Rabottini. Sì, io volevo intervenire sull'assessore perché io ritengo che giustamente questo grandissimo evento sportivo sia interessante sotto l'aspetto sì sportivo, ma perché secondo te il pubblico deve venire a Città Sant'Angelo e vedere il borgo, uno dei borghi più belli d'Italia? Mandiamo un messaggio al pubblico, perché, quali sono le motivazioni, che cosa c'è di bello a Città Sant'Angelo?
Città Sant'Angelo è di bello già da sé, nel senso che noi non è che aspettiamo persone solo per questa occasione. Città Sant'Angelo è visitato annualmente da migliaia e migliaia di persone, perché ci sono eventi, diciamo, gran parte dell'anno. Chiaramente questa è un'occasione importante di promozione del nostro territorio. La Corsa Rosa è un avvenimento sportivo di rilevanza internazionale. E faremo trovare il paese addobbato di color rosa, e sarà un'occasione anche per chi non c'è mai stato, con l'occasione del Giro d'Italia, chi va al seguito, i giornalisti, le varie televisioni, di visitare il nostro borgo, per la speranza poi che sicuramente ci torneranno. Per gli altri che ci sono stati avranno questa occasione di magari di trovarsi vicino ai ex campioni o con dei altri corridori, quindi facciamo questi avvenimenti collegati a questo, appunto, per accogliere più gente possibile, sia lungo il percorso ma anche durante questi avvenimenti collaterali. Sindaco Florindi? Voglio rispondere a Luciano dicendo che se siamo il borgo più bello d'Italia, quindi abbiamo sicuramente, facciamo parte del club dei borghi più belli d'Italia. Il club annovera ben 100+ comuni, e se abbiamo ottenuto questo riconoscimento sicuramente lo abbiamo ottenuto perché abbiamo qualcosa da offrire a coloro che ci vengono a trovare. Vi dico anche, ufficializzo grazie alla vostra emittente, che l'8 maggio prenderemo un altro riconoscimento, questa volta di caratura internazionale, perché saremo insigniti anche come città slow, e quindi ci stiamo impegnando affinché le persone vengano a trovarci, perché la nostra forza è la nostra cordialità, la nostra forza è come sappiamo tenere in ordine il paese, grazie anche ai nostri concittadini che ci tengono in prima persona. La nostra forza è la buona cucina, la professionalità dei nostri commercianti, la cordialità, e questa la forza che ci porta avanti ogni anno e che ci ci mette ogni volta che ci mettiamo la ribalta alla prova, e quindi dobbiamo essere sempre all'altezza della situazione. Città Sant'Angelo vale la pena di venirla a visitare, perché è una città che in ogni momento, in ogni attimo dai propri amministratori, dai propri concittadini è vissuta, e ogni volta che si fanno delle manifestazioni cerchiamo di essere sempre all'altezza della situazione. Quindi io, quando poi si parla di queste cose, molte volte mi emoziono, perché ci si mette tanto amore e tanta passione in queste cose, e qualche volta si ha anche difficoltà ad esprimerle questo amore, e quindi vogliamo essere visitati per essere poi anche valutati e magari anche premiati alla fine. E quindi il nostro invito: venite a visitare Città Sant'Angelo, perché vale la pena veramente. Ubaldo De Vincentis, un invito importante quello da lanciare anche a coloro i quali non sono appassionati di ciclismo. Ma sì, voglio dirvi anche questo, comunque mi ero dimenticato anche di dirvi questo, comunque che l'outlet è un fenomeno dove l'ho costruito, aiuta all'evento sportivo in genere a aiutare nella zona a promuovere, questo è importante, tutto il genere dello sport. Cioè voi sarete comunque vicino, sì, a tutte le manifestazioni? Tutte le manifestazioni, saremmo vicino. Ciclismo, per esempio, abbiamo cominciato col ciclismo, per esempio a Serravalle Scrivere, quando ho fatto a Serravalle Scrivere il progetto, anche lì è un po' strano, però ho costruito il progetto a circa 200-300 metri dalla casa di Fausto Coppi, dove lui viveva. Ci sarà anche Faustino Coppi a Città Sant'Angelo, perché conosco il figlio di Fausto Coppi benissimo.
anche lui è invitato, dunque ci saranno molti gente invitati quel giorno, però nel mondo del ciclismo conosco molta gente per quel fatto lì, certo. Conosco anche Francesco Moser e tutta questa gente qui, ecco perché quando ho costruito Serravalle Scrivia mi dimentico mai, nella prima pietra fu portate tutte le biciclette di Francesco Moser e anche la bicicletta dove lui aveva fatto in Messico il record dell'ora. Diciamo il ciclismo è una parte in particolare, ci tengo anche molto. In Abruzzo ad esempio c'è anche il trofeo Matteotti, non so se lei conosce come classica che si disputa da 63 edizioni. Il trofeo Matteotti lo conosco bene perché l'ho seguito anche spesso, l'ha vinto anche qualche volta in Gumbergo, poi nel frattempo anche è morto lui. L'ha vinto anche Museo, il campione del mondo. Sì, l'ha vinto Van der Broek. Van der Broek nel 98. Nel 98, quell'anno c'era anch'io presente a vederlo, la corsa. Quindi insomma una classica peraltro che conosce bene. Sì, ma è una classica anche, una tappa molto dura anche. Sì. E assessore Cilli, insomma il Matteotti, il Giro d'Italia, la provincia pedala a questo punto. Sì, vedo che tiende, presi un impegno proprio qui in questa trasmissione per il trofeo Matteotti, che nel 2009 non si è svolto per problematiche varie e noi abbiamo preso un impegno, l'impegno è da parte della provincia, posso dire che è già pienamente rispettato e quindi il mio bilancio, quello che io e il Presidente, tutta la Giunta abbiamo preso, è già pronto per far ripartire questo meraviglioso e oltretutto storico trofeo Matteotti, che non deve fermarsi ma deve andare avanti, procedere, perché è partito prima dalla guerra, quindi anche durante la guerra è stato svolto e quindi non è giusto che oggi venga fermato, casomai a un 2009 è stato un peccato fermarlo. Quindi ci serve l'appello di tutti per comunque far tornare a crescere il trofeo Matteotti, una classica storica di Pescara. Certo, ci sono vari impegni che stiamo prendendo a livello sportivo per rilanciare, soprattutto anche oltre al discorso sportivo, che sappiamo che salutare e insegna parecchio anche ai nostri figli e tutto, ai ragazzi e giovani, le prospettive future, cioè di certo è molto è una cosa molto salutare, ma oltre il trofeo Matteotti ci sono altre cose che poi tireremo fuori che sono molto interessanti. Poi ho vissuto proprio questa domenica con l'assessore di Felice, comune di Montesilvano, che ringrazio perché è un'esperienza unica per me, poi racconteremo tra poco, proprio tra qualche istante. Ubaldo De Vincentis, insomma, per chiudere l'ampia pagina dedicata al Giro d'Italia, l'auspicio più grande che lei come presidente fa in chiave Corsa Rosa, in chiave Giro d'Italia, che partirà, lo ricordo, tra 16 giorni. Beh, io voglio concludere anche per ringraziare soprattutto il Comune di Sant'Angelo per questi, come si stanno organizzando anche loro, per l'assessore, soprattutto allo sport, il sindaco soprattutto che stanno mettendo una bella organizzazione in piedi, diciamo, a parte che io ho avuto l'idea, però anche loro con tutto questo lavoro, e poi anche la provincia, diciamo, insomma, sono contento, diciamo, soprattutto la parte del comune che, di questi impegni. E poi non voglio dimenticare anche Ennio di Acqua e Sapone, che è stato anche bravo a prolungare la tappa di 20 km, che mai è successo questo. Io non posso mai ricordare una che è stata brava a prolungare una tappa di 20 km, è stato molto bravo anche lui, ma certamente è un onore avere anche un personaggio come Acqua e Sapone, diciamo come Ennio, avere nella nostra zona diciamo gente che investe nel ciclismo. Dobbiamo essere contenti, gente che investe nel ciclismo non è facile, oggi investire nel ciclismo dobbiamo essere onorati di questa gente che investono, non è facile avere gente che investe nel ciclismo, dobbiamo essere contenti e dobbiamo avere rispetto per questa gente. Lei Ubaldo De Vincenzi tra poco ci deve lasciare per motivi di lavoro, intanto noi la ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie. Perché insomma avere la sua figura, aver promosso questa tappa soprattutto insieme agli amministratori del comune e della provincia è stato davvero importante per la provincia di Pescara.
Un'ultima cosa, le strappo una promessa, ci tornerà a trovare a Velò prima della tappa del Giro d'Italia? Sì, spero che c'ho, sì, speriamo che c'ho ancora un attimo impegno, ancora di tempo per ritornare, ma farò di tutto, vediamo un po', in tutti i modi, ho molto impegno. Grazie, ringraziamo il presidente dell'Outlet Village di Città Sant'Angelo, la ringrazio. Ciao. Allora noi ci fermiamo solo per qualche istante, Velò torna tra poco, arrivederci. ...16 filiali, 13 unità operative, 9 stabilimenti, 2 depositi costieri. Butan Gas, sin dal 1948 fornisce il calore necessario, assicurando un servizio capillare in tutta Italia. Il GPL Butan Gas può essere facilmente utilizzato in ogni settore, fornito ovunque e come vuoi tu, in bombole, piccoli serbatoi, tramite reti canalizzate o fornitura monoutente a contatore. Butan Gas, per Abruzzo, Marche e Molise e a Pescara. Via Raiale, zona industriale. Info allo 085 51 100. Oltre 25 anni di ciclismo agonistico. Per darvi oggi Rabottini Cicli Sport, con le migliori marche di bici da corsa, mountain bike e turismo. De Rosa, D'Accordi, Coppi, Carrera, Passoni e le americane Scott e Merida. Vasto assortimento di abbigliamento, caschi, occhiali, scarpe, ciclocomputer e la migliore componentistica. Rabottini Cicli Sport, esclusivista per l'Abruzzo delle ruote Zip. Se la qualità è il vostro stile, veniteci a trovare. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo. Edilizia, piastrelle, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento. Questa è Epica, con una profonda conoscenza del mercato del centro Italia, perché da oltre 40 anni al suo servizio per migliorare il comfort, il benessere e l'estetica della vostra casa, dalle fondamenta al tetto. Epica, al vostro servizio con competenza, professionalità e competitività. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Pescara Camper, vendita camper nuovi e usati, noleggio camper e pulmini a 9 posti. Pescara Camper e concessionario Giotti, Terry, Illusion, Infinity, Blue Camp. Inoltre, vi offriamo assistenza su tutti i veicoli e un'ampia gamma di accessori e articoli nel nostro fornito market. Pescara Camper e a Marina di Città Sant'Angelo, in via Nazionale Adriatica Nord, a 100 metri dall'uscita dell'autostrada. Vienici a trovare. Oppure visita il nostro sito www.pescaracamper.it. Sport, la stoffa del campione.
Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968. Utilizziamo materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi come Schuco, Alcan, Besam, GS. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificati di prova sulle prestazioni, assicuriamo puntualità nelle consegne. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Company, a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Più conveniente? Naturale! È Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu. Da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesi e del trucco. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona. Tutto, ma proprio tutto per le pulizie della casa. E tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone. Acqua e Sapone. Eccoci tornati in diretta con la vostra trasmissione dedicata al mondo delle due ruote direttamente qui dagli studi centrali di TV6, Silvi Marina. Intanto salutiamo Emilio Di Felice, assessore comunale al bilancio del comune di Montesilvano. Buonasera assessore, ben arrivato. E ci dà subito l'assist per parlare della prima Coppa di Montesilvano, riservata alla categoria Juniores, che si è disputata domenica nell'ampia, un'ampia fetta del comune di Montesilvano. Nonostante la pioggia, comunque c'è stato un alto numero di partecipanti e un grande vincitore che abbiamo questa sera qui con noi. Assessore. Grazie per la parola. Innanzitutto, intanto porgo un cordiale saluto a voi tutti e a tutti i presenti e i telespettatori. Come diceva giustamente Gilberto, domenica si è svolta una bella gara ciclistica interamente sul territorio di Montesilvano per la categoria Juniores. Purtroppo l'unica nota stonata è quella della pioggia. Sono stati circa 120 partenti e quindi diciamo una bellissima manifestazione, 8 giri, un bel circuito di 12,5 metri per un totale di 100 km. Una bella gara, ben organizzata, e quindi io approfitto per ringraziare il comando di polizia municipale per l'ottimo lavoro svolto nel controllo della gara. Diciamo, ha impiegato 28 vigili urbani, una cosa veramente eccezionale, quindi va un plauso a tutta l'organizzazione, alla protezione civile, al Radio Corsa che saluto pure e ringrazio l'amico Fausto Capodicas che ha svolto un ottimo lavoro. Quindi diciamo tutto è andato benissimo, complimenti al giovane Ciccanti, il marchigiano che abbiamo qui e lo saluto, ha vinto una bella gara, è stato veramente forte, pure se il secondo classificato è un abruzzese, pure lui è stato molto generoso e ha fatto una bellissima gara, ma il Ciccanti vincendo ha dimostrato di essere in un'ottima di avere stoffa soprattutto. Assessore Aurelio Cilli, lei era in gara domenica, insomma, ha seguito proprio gli attimi, le emozioni della gara insieme proprio con l'assessore Di Felice. Sì, ero in gara in macchina, però. Ecco, specifichiamo. Sì, è stata un'esperienza, cioè, ho visto parecchie gare, in questo caso grazie all'assessore Di Felice. L'ho vissuta in prima persona, ho seguito con molto interesse
Ho visto anche dei risvolti di fughe, di riprese. L'assessore mi spiegava, perché lui è anche un ciclista, quindi è uno sportivo che pratica questo sport, quindi ho avuto anche delle emozioni di come si svolge una gara. Purtroppo, ecco, la pioggia ha dato quell'attimo, soprattutto all'inizio, soprattutto la parte della discesa dove si svolgerà il trofeo Matteotti, quindi di certo da metterla bene in sicurezza, e delle cadute che, ahimè, mi prendevano un attimino, però è veramente stata una gara emozionante, dura, e dove tutti sono stati bravissimi. Faccio un plauso al vincitore, perché è veramente una gara. Poi sono ragazzi di 17-18 anni, quindi sono subito vicini al discorso dei professionisti, quindi gli auguro a lui e a tutti i ragazzi che partecipavano di poterli diventare e avere anche una bella carriera davanti. E penso che questa sia una gara anche molto importante come chilometraggio, oltretutto, certo, una bella salita, quindi, che è quella di Montesilvano Colle. Peraltro, mentre scorrono le immagini curate per noi da Tony Di Matteo, assessore Di Felice, insomma, avete rispolverato la salita di Montesilvano Colle. Effettivamente sì, diciamo, un bel circuito, è una bella salita, sono circa 3 km lì che in pratica in qualche modo si è deciso un po' tutta la gara. È un bel percorso, sicuramente merita pure qualcosina in più, qualche manifestazione di altissimo livello. Comunque noi siamo veramente soddisfatti di aver riportato nella città di Montesilvano, diciamo, una bella manifestazione di una categoria juniores che per molti anni, diciamo, ricordo che nel 1992 si è svolto proprio nel territorio di Montesilvano il campionato italiano juniores, e quindi c'è una grossa tradizione. Poi sempre per la stessa categoria, per diversi anni, sempre nel quartiere di Villa Carmen si è svolto il trofeo Nino Spada, quindi, certo, diciamo, Montesilvano è vicinissimo al ciclismo. Poi, senza ricordare, cioè voglio pure ricordare l'attività che svolge l'Arancucino, quindi con Odoardi e Umberto Di Giuseppe, quindi, diciamo, è una città viva sotto questo aspetto, c'è molta passione, è uno sport molto seguito, infatti, certo, come giustamente ricordava l'assessore allo sport della provincia di Pescara, Aurelio Cilli, domenica abbiamo avuto una bella esperienza insieme, c'era anche il sindaco, il dottor Pasquale Cordova, che ha seguito tutta la manifestazione con noi, unitamente all'assessore provinciale Walter Cozzi. Approfitto pure per portare il saluto del sindaco, che doveva essere presente questa sera insieme a me. Purtroppo mi scuso pure per il ritardo, siamo impegnati in una riunione importante per il bilancio, quindi io sono riuscito a sganciarmi e lui sta continuando proprio per parlare e discutere di quella problematica. Quindi mi ha pregato di portare i saluti e, certo, si riserva di essere presenti in questa manifestazione in una fase successiva. Senza alcun dubbio. Orazio Renzetti, tu sei stato uno degli organizzatori che ha voluto fortemente, peraltro, questa manifestazione. Insomma, l'aspetto organizzativo è andato benissimo. Peccato per la pioggia, però è una buona base per il futuro. Ma l'organizzazione, devo dire grazie a Primo Melotti, che è un appassionato dei 60 anni del ciclismo, che siamo sempre insieme e abbiamo deciso di organizzare una gara. Tramite l'amico collaboratore Emilio Di Felice, Cledo Verrocchio e Antonello, siamo in cinque, abbiamo deciso di fare questa gara e siamo messi a morte. Siccome io forse ho un po' più di esperienza di loro, di tutto, andando 40 anni dietro le corse, mi sono messo davanti e ho fatto. Ho avuto 22 società, partito 126 iscritti con 105 partenti, sfortuna della pioggia. Poi devo ringraziare di nuovo il comando dei vigili urbani e la dottoressa, che ci ha dato una grandissima mano, la protezione civile, tutte le motociclisti che sono arrivate. Devo ringraziare tutti gli amici che ci hanno dato una mano per la manifestazione. Dispiace solo per l'acqua, che ci ha defagerato tutta la gara. E lo sa bene Marco Ciccanti, il vincitore della Coppa Città di Montesilvano.
Allora Ciccanti, raccontiamo quelle fasi, poi l'arrivo allo sprint, sei stato abile proprio ad anticipare Graziano Di Luca, che era uno dei più titolati per vincere questa manifestazione. Allora, sì, domenica finalmente è arrivata la prima vittoria, sapevo di stare bene, l'avevo dimostrato anche domenica scorsa a Villa Pirignano, sicuramente Di Luca era il favorito, al penultimo giro noi siamo andati via in discesa, abbiamo rischiato un pochetto, e in volata sapevo di essere più forte di lui e è andata bene così. Invece il direttore sportivo Mario Bolletta, il quale insomma ha costruito il successo di Ciccanti, ecco, come avete organizzato, mentre rivediamo peraltro la volata vincente del corridore marchigiano? Beh, noi intanto voglio ringraziare Ranzetti che mi è stato dietro un paio di mesi per fare questa gara, quindi c'è stata anche la vittoria, per cui lui ci aveva scelto bene insomma. Poi per quanto riguarda la gara è stata un po' funestata dalla pioggia, però ha provocato le cadute più che selezione, diciamo, da parte della pioggia. Noi siamo venuti qui conoscendo chi ci faceva da battistrada, che era Di Luca, perché lui la domenica prima aveva battuto proprio Ciccanti in una gara in Umbria a Villa Pitignano e sapevamo che tutti e due erano in buona condizione. Poi lui a un certo punto è uscito forse anche troppo presto e proprio questo è stato il segnale che lui voleva vincere. Quindi nella riunione prima della gara io ho detto a Ciccanti: stai vicino Di Luca che lui ti porterà davanti, e sicuramente poi si è arrivati in un gruppo molto ristretto, c'è anche la possibilità di vincere in volata. Questo è successo, ci dispiace per Di Luca, però aveva vinto la domenica prima, questo è lo sport e succede questo insomma. Mario, intanto noi andiamoci ad ascoltare anche gli altri protagonisti della Coppa Città di Montesilvano. Secondo classificato Graziano Di Luca, oggi sei stato battuto in volata, però ce l'hai messa tutta, ottima la tua condotta di gara. Ma cercavo una seconda affermazione dopo quella di domenica, però diciamo che è andata bene, dai, sono rimasto deluso un po' con me stesso perché in volata sono stato un po' disattento, però ha avuto la meglio Marco Ciccanti e diciamo bravo, molto bravo. Nonostante la pioggia e la salita, comunque hai fatto la differenza nel momento clou della gara. Beh, sì, come dicono tutti, penso che se la gara finiva in salita ce la potevamo giocare tranquillamente, però l'arrivo era in pianura, lui era più veloce di me nettamente, bravo di nuovo. I tuoi prossimi obiettivi? I miei prossimi obiettivi è andare in azzurro, spero, e più fare bene i campioni italiani. Poi domenica andiamo a fare una corsa in Toscana, poi partiamo per il giro della Toscana e speriamo di avere delle soddisfazioni. Siamo con il terzo classificato, Alessio Di Donato, hai tentato di rimanere agganciato ai due di testa, però sono stati davvero forti nell'anticiparvi. Sì, in salita diciamo, hanno avuto il sopravvento, sono stati più forti, lo hanno dimostrato, se ne sono andati, poi dietro siamo rimasti a Deremigio, abbiamo provato tutto per tutto in pianura, però erano troppo lontani, non siamo riusciti a riprenderli. Dopodiché ce la siamo giocati in volata io e Remigio e lo sono riuscito a battere e mi sono classificato terzo. Eccoci tornati qui in diretta, abbiamo ascoltato i protagonisti della prima Coppa Città di Montesilvano. Luciano Rabottini, volevi fare una domanda? Sì, volevo fare una domanda a Mario Bolletta, un talent scout del ciclismo marchigiano. In questa categoria sappiamo che in Abruzzo ci sono veramente tantissimi talenti, invece nelle Marche com'è lo stato di salute di questa categoria juniores? Quest'anno non sto vedendo molti ragazzi interessanti come negli anni passati, però questo succede nelle categorie che vanno un po' a stagioni. Quest'anno le Marche purtroppo si è ridotte anche di due o tre squadre che non ci sono più nella categoria e quindi siamo molto più ridotti anche come numero. La qualità ancora è da vedere, ancora la stagione, perché è molto presto, quest'anno il periodo invernale è stato molto cattivo, la gente non si è preparata abbastanza bene, ancora prima di dare un voto bisogna aspettare ancora qualche altro giorno. Marco Ciccanti però, un tuo corridore, ci avrà un futuro, sappiamo che è sotto osservazione dagli uomini della nazionale, che tipo di prospettiva ci avrà questo ragazzo? Ma io ho preso questo ragazzo, correva in una società scolana che loro si sono un po' anche offesi perché intendevano fare la categoria,
però lui ha preferito venire con noi perché ci ha visto una squadra più organizzata, che avevamo già ottenuto successi gli anni precedenti, e ci ho tenuto molto a portarlo in squadra con me perché ho capito che era un ragazzo molto bravo come ragazzo, come uomo e poi anche come corridore. E lui ha preso il ciclismo di petto proprio per fare il corridore. Io spero che lui mantenga questo ritmo, questo modo di fare, che sicuramente avrà qualità per poter arrivare molto in alto. Bene, insomma, assessore Di Felice, quindi ora l'appuntamento è il 2011? Sicuramente sì, è stata una bellissima esperienza e noi la vogliamo ripetere per l'anno prossimo. Sicuramente metteremo in cantiere e quindi diciamo questa manifestazione. Anche l'assessore provinciale Aurelio Cilli farà la sua parte, così? Certo, è stata una bella esperienza. Ci hanno detto che le è piaciuto. È stata una bella esperienza, ripeto, peccato l'acqua perché vedere questi ragazzi che soffrire sotto la pioggia, quindi quello è però bellissima esperienza per me. Orazio Renzetti? Ma io spero di rifare una manifestazione ancora più bella di quello, anche se ho commesso qualche errore di valutazione, purtroppo. Può succedere, mi sono trovato, è la prima volta che organizzo, però mi sono trovato... È una base per crescere. A base per crescere, qualcosa ho sbagliato, lo riconosco. Complimenti a Orazio Renzetti, una figura anch'egli storica del ciclismo. Rino Di Lisio, prima di andare in pubblicità, del gruppo D'Angelo Antenucci, formazione amatoriale, peraltro domenica eri presente a Montesilvano, ho visto bene? Sì, siamo venuti... a vedere la gara, siamo andati noi a gareggiare la mattina e poi siamo rimasti qui nel pomeriggio, volevamo vedere, non ce ne sono tante in Abruzzo, quindi abbiamo sfruttato l'opportunità di questa gara per venirla a vedere. Ci siamo divertiti, però secondo me era un percorso duro per i ragazzi perché insomma la salita ripetuta tutte quelle volte si è fatta sentire alla fine. Prima di andare in pubblicità, gruppo D'Angelo Antenucci... settore amatoriale a caccia di successi la base gli amatori, la base alla base di tutto. Avete già inanellato successi importanti? Sì, noi abbiamo iniziato quest'anno prestissimo a correre e alla Gran Fondo di Termoli c'erano in palio delle maglie per la categoria metalmeccanici, ne abbiamo due della categoria metalmeccanici, le abbiamo beccate tutte e due, sia nei veterani che nei senior. E poi dopo la pubblicità li andremo a conoscere come tutti gli altri componenti del team. Rimanete con noi, Velo torna tra poco. Oltre 25 anni di ciclismo agonistico. Per darvi oggi Rabottini Cicli Sport, con le migliori marche di bici da corsa, mountain bike e turismo. De Rosa, D'Accordi, Coppi, Carrera, Passoni e le americane Scott e Merida. Vasto assortimento di abbigliamento, caschi, occhiali, scarpe, ciclocomputer e la migliore componentistica. Rabottini Cicli Sport, esclusivista per l'Abruzzo delle ruote Zip. Se la qualità è il vostro stile, veniteci a trovare. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo. Più conveniente, naturale, è Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu, da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesi e del trucco. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona, tutto, ma proprio tutto per le pulizie della casa. E tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone, Acqua e Sapone. Pescara Camper, vendita camper nuovi e usati. Noleggio camper e pulmini a 9 posti. Pescara Camper e concessionario Giotti, Terry, Illusion, Infinity, Blue Camp. Inoltre, vi offriamo assistenza su tutti i veicoli e un'ampia gamma di accessori e articoli nel nostro fornito market. Pescara Camper è a Marina di Città Sant'Angelo, in via Nazionale Adriatica Nord, a 100 metri dall'uscita dell'autostrada. Vienici a trovare. Oppure visita il nostro sito www.pescaracamper.it.
Taccone Bikewear. Dopo 40 anni di esperienza nelle strutture di cemento armato, oggi vi diamo il meglio dell'edilizia con Costantini Costruzioni, tutto curato dal geometra Stefano Costantini. Costantini Costruzioni, via Genova 50, Silvi Marina. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. 16 filiali, 13 unità operative, 9 stabilimenti, 2 depositi costieri. Butangas, sin dal 1948, fornisce il calore necessario, assicurando un servizio capillare in tutta Italia. Il GPL Butangas può essere facilmente utilizzato in ogni settore, fornito ovunque e come vuoi tu, in bombole, piccoli serbatoi, tramite reti canalizzate o fornitura monoutente a contatore. Butangas, per Abruzzo, Marche e Molise, e a Pescara, via Raiale, zona industriale. Info allo 085 51 100. In diretta, ultima parte di Velo, la vostra trasmissione dedicata al mondo delle due ruote, in diretta dagli studi centrali TV6. Silvi Marina, stavamo parlando del gruppo D'Angelo Antenucci, formazione amatoriale che tante emozioni sta regalando, come ci diceva il buon Rino Di Lisio, inanellando anche titoli importanti. Rino Di Lisio, tu sei un po' il capitano del team? Non il capitano, assolutamente no, sono il presidente della squadra, ma il capitano, siamo tutti capitani, quindi non c'è il capitano della squadra. Prima dimenticavo... significa essere presidente di un team amatoriale? Fare l'iscrizione, dargli gli orari che poi nessuno rispetta, questo è il presidente, insomma, organizzare un attimo il gruppo prima di partire il sabato, la domenica, niente di eccezionale, insomma. Per voi prima dell'agonismo c'è il divertimento? Soprattutto il divertimento. Prima viene il divertimento e poi c'è l'agonismo che facciamo durante la settimana. Poi il sabato invece, la domenica, in gara ci andiamo a riposare, perché l'agonismo lo facciamo durante la settimana tra di noi. Prima dimenticavo che oltre ai due titoli italiani abbiamo anche Amico Vitale, che è arrivato secondo sempre con il titolo italiano, quindi abbiamo anche un vice campione italiano oltre ad averne due. Andiamo a conoscere anche i tuoi compagni di squadra, amici, diciamo. Sì, così. Sono tutti amici, non siamo tutti amici. Ah, volevo dire, a proposito di vittorie, noi abbiamo due sponsor appassionati proprio di ciclismo, in particolar modo Mario D'Angelo. Che salutiamo, peraltro. Sì, lo salutiamo. E gli inviamo questo applauso che sicuramente ci starà guardando. Che è un grossissimo appassionato, sì, andatevi a divertire, non vi preoccupate, però 20 giorni fa bonariamente ci ha minacciato, dice: abbiamo cominciato la stagione, gli juniores hanno vinto, i professionisti hanno vinto già, i dilettanti, l'Under 23 con Umbertone, con Lara, hanno vinto due corse, ma voi? Ma noi ci andiamo solo piazzamenti. Dice: va bene, vi do altri 15 giorni di tempo, se non mi vincete almeno una gara assoluta,
vi taglio i viveri, vi strappo le tessere e dice trovatevi un altro sponsor. Giustamente. gli abbiamo regalato una vittoria agli amatori e a questo punto gli ha detto però non ti illudere perché questa è la prima e anche l'ultima, non è che possiamo farne altre. Allora, Rino, presentiamo il microfono anche i tuoi compagni di squadra. Passiamo il microfono. Allora, nome e cognome? Buonasera, sono Gargaro Giuseppe, vengo da Trivento, dalla provincia di Campobasso. Sono il più vivace della squadra, che mantengo ritmi veloci. Poi Rino ci spiegherà perché. Sì. Possiamo... Buonasera, sono Bucci Vitale, vengo da San Salvo. Di Liborio Giovanni da Vasto. Stampone Mirko da Vasto. Claudio Spinozzi da Montenero. Buonasera, Nicola Rossi da San Salvo. Salve a tutti, Guido Grosso, uno degli ultimi arrivati e anche l'ultimo in gara, quanto si vale. Però come si trova con questo gruppo di amici? Ha detto bene il nostro carissimo Rino, siamo tutti amici e andiamo in bici perché la bicicletta è una delle cose più belle che possiamo regalarci nelle nostre uscite, ecco. Davvero complimenti, è questo lo spirito giusto per approcciarsi allo sport. Rino Di Lisio, insomma, diamo anche qualche numero, quanti componenti siamo in 15, molti mancano perché impegni di lavoro e quant'altro. Stavo facendo prima la battuta, lui è il vivace perché in pratica quando esce non può fare sotto i 150 km, quindi lo facciamo partire un po' prima e poi lo raggiungiamo per la strada, però dopo che lo raggiungiamo per la strada ci massacra, ci riporta a casa 1-1 e dice vabbè a che ora ci vediamo domani? No, ci vediamo fra 3 giorni, quindi facci riposare. Davvero complimenti. Domenica sarete alla 7ª edizione della Fondo Colli Teatini Vini Cantinatollo? Sì, senz'altro. Non penso tutti perché chi è con un problema, chi è con un altro, però penso che insomma, il gruppo D'Angelo Antinucci sarà presente. Sicuramente. Gino Polidori, un ex appassionato e nonché ex amico del ciclismo, tra virgolette, perché sei stato uno dei fautori del ciclismo professionistico in Abruzzo con la Cantinatollo. Bei tempi. Tutti, bei tempi, certo. Adesso come ci dedichiamo a questa gran fondo, così che chiamiamolo così. E stiamo preparando, quindi tutto procede bene, quindi vi aspettiamo domenica. Tutti. Ecco, diciamo un po' a Tollo che cosa Tollo accade domenica, presentiamo questa manifestazione. Sì, Tollo presenta questa gran fondo come già l'edizione scorsa, l'anno scorso, quindi lo stesso, si ripeterà lo stesso percorso. La partenza sarà data alle 9 di mattina dalla piazza centrale di Tollo e quindi si svolgerà lungo un percorso che toccherà fino a Fara San Martino e ritornerà indietro, quindi sarà un bel percorso come gli altri anni. Tutta la logistica della manifestazione ce l'ha la possibilità, ecco perché noi Cantina Tollo ci sponsorizza, anche perché siamo tutti dipendenti di Cantina, quindi ci dà la possibilità dalla parte logistica di poter organizzare questo grande evento. Quindi un ringraziamento particolare al Presidente, ai soci, al Consiglio d'Amministrazione di Cantina Tollo, a tutti i collaboratori che ci danno una mano. Colli Teatini, come nasce questa... Ma sì, Colli Teatini perché la prima edizione è stata svolta a Chieti dall'amico nostro presidente provinciale Lucio Zappalorto. Che ora andremo a... Sì, quindi è la prima edizione e dopodiché Lucio ci ha interpellati per poter proseguire questa grande manifestazione. Beh, devo dire che l'anno scorso abbiamo avuto quasi 750 partenti, quindi diciamo un bel traguardo, un bel... Per noi. Mi auguro di ripetere anche quest'anno questo numero. Lucio Zappalorto, insomma, presidente dell'Udace Chieti, vi riproponete con questa iniziativa importante, si valorizza soprattutto una delle realtà più importanti da dove il ciclismo professionistico è esploso in Abruzzo. Sì, come negli anni scorsi questa manifestazione sta prendendo piede. Infatti dal numero dei partecipanti questa mattina già si erano iscritte circa 500 concorrenti e entro domenica mattina arriveremo a 800-1000 concorrenti, cosa che in Abruzzo e nell'Italia centro-sud non si è visto mai. Per prendere questi numeri bisogna andare dalle Marche in su, giù niente. Davvero, quindi uno sforzo organizzativo elevato. Ecco che lo sforzo è molto elevato. E la manifestazione viene sentita da tutti,
Perché? Perché è molto costosa e impegnativa da parte della, degli sponsor della cantina Toll. Vorrei ringraziare il presidente, il dottor Verna, che sta facendo di tutto per questa manifestazione. E i partecipanti, ripeto, ne sono abbastanza già adesso, solo mancano ancora i big, ossia ancora non si iscrivono quelli che l'hanno vinta, no, ma sicuramente si iscriveranno nelle prossime ore. Oggi si è iscritto un vostro collega, se non erro. Chi? Come si chiama quello della Kiklos lì? L'ex professionista Stefano Giuliani? Giuliani, sì, Stefano. Beh, Giuliani. Non so che è un grande farà. Ex professionista. Diamo qualche riferimento, Gino Polidori, sulla manifestazione di domenica, partenza, orario e soprattutto luogo di ritrovo. Allora, la partenza avviene alle ore 9 in Piazza della Liberazione di Attollo. La consegna del pacco gara lo possiamo già fare da sabato pomeriggio, quindi presso sempre la cantina Tollo. Il ritrovo, ripeto, la mattina lì in piazza d'Arrivare e poi la partenza alle ore 9. Con te c'è anche un collaboratore che salutiamo, sì. Insomma abbiamo minuti contati, però velocemente. No, non c'è problema. Il nostro presidente è stato bravissimo, quindi ha perfettamente spiegato il tutto. Noi vi aspettiamo a Cantina Tollo. Sicuramente, poi c'è un altro amico che è venuto insieme del gruppo delle Marche, dell'Esim Plus. Sì, buonasera, io volevo solamente salutare tutti quanti voi e puntualizzare, se Marco Ciccanti me lo permette, il bellissimo gesto che è stato compiuto alla Corsa di Montesilvano, dove all'ultimo chilometro lui e Di Luca si sono dati la mano come gesto di sportività e davvero mi bello. Pare che si siano detti, insomma, ce la giochiamo in volata, vinca il migliore. Quindi un applauso a e vinca Marco il migliore Ciccanti. Ha vinto Luca Ciccanti. Velocemente, la ringrazio. Intanto velocemente andiamo a leggere anche i prossimi appuntamenti del weekend in Abruzzo. Per la categoria allievi, il 25 aprile a Pagliete, in provincia di Chieti, sesto trofeo San Vincenzo Sant'Egidio, organizza la San Vincenzo di Pagliete, ritrovo Pizzeria Lanterna di Pagliete alle ore 13.30, partenza ore 15. Questa è la grafica del nostro regista Maurizio Dagui. Poi per quanto riguarda gli esordienti primo e secondo anno a Villa Reia di Cepagatti in provincia di Pescara, ottavo trofeo calcestruzzi, organizza la SS Noce, Nocciano Cepagatti, euro 90, ritrovo in via Ada Negri a Villa Reia di Cepagatti ore 7.30, partenza prima categoria ore 10.15. Per la categoria invece giovanissimi a Sulmona, ottavo Gran Premio San Panfilo, organizza la Confetti Pelino Sulmona. Il programma prevede un circuito di 1 chilometro interamente chiuso al traffico all'interno della zona artigianale. Per ogni categoria, naturalmente, ogni categoria dovrà ripeterlo secondo disposizioni federali. Ritrovo presso il Motel Salvatore in Viale della Repubblica, ore 7, partenza ore 9.30. Ultimo appuntamento, la mountain bike a Lanciano, in provincia di Chieti. Quinta Gran Fondo Iron Bikers, seconda prova il campionato regionale per società, organizza la SD Iron Biker, uno splendido percorso ricavato all'interno della località Villa Martelli. Il ritrovo in via Francesco Masciangelo presso il Palasport del quartier di Santa Rita alle ore 7.30, partenza alle ore 9.30. Siamo davvero in conclusione. Voglio ringraziare Luciano Rabottini, l'assessore di Felice, il comune di Montesilvano, il sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi, l'assessore provinciale allo sport, Aurelio Cilli, l'assessore comunale allo sport, il comune di Città Sant'Angelo, Ignazio Pratense, poi Orazio Renzetti, organizzatore della prima Coppa Città di Montesilvano, il vincitore, Luca Ciccanti, insieme al direttore sportivo, perdonami, Mario Bolletta, e poi l'amico Gino Polidori, grande uomo di sport e di ciclismo. Grazie a lui forse il ciclismo professionistico è esploso in Abruzzo, e poi gli amici del gruppo D'Angelo Antenucci. Voglio ringraziare Luca Cornelli, Luigi Cinquino alle camere, al coordinamento giornalistico il collega Andrea Costantini, e poi la regia di Velo, il Cobra Maurizio Dagui. Velo termina qui, torna giovedì prossimo. Buonasera.